Voglio parlarvi adesso delle gare che si terranno a Jesolo dal 25 al 29 di marzo. Cominciamo dal 25. Sarà un incontro tra le rappresentative juniores di Australia, Canada, poi avremo due squadre italiane. Una sono le Speranze Azzurre ed è una seconda squadra juniores con ginnaste comprese tra il 2000 e il 2002. E l'altra squadra sarà invece una novità assoluta, abbiamo chiamata lo Young Dream, e saranno ginnaste nate nel 2003, cioè all'ultimo anno di allievo. Una situazione importante, un confronto con delle nazioni che sono sicuramente di alto livello, sarà certamente una di otto opportunità per vedere all'opera queste ragazze in un contesto internazionale. Giovedì 27 avremo l'incontro internazionale tra le rappresentative di Australia, Canada, Francia e Italia B. Una ghiotta occasione per vedere delle ginnaste senior che in questo momento non sono nella rappresentativa maggiore, ma che sperano di poter entrare in squadra in una delle prossime occasioni. Sicuramente è un altro valido momento di confronto internazionale per queste nostre ragazze. Sabato 28, gran finale con alla mattina il concorso fra juniores, avremo Stati Uniti, Italia, Canada e Australia. Nel pomeriggio il confronto fra le nazionali seniores di Stati Uniti, Italia, Canada, Australia e Francia. Avremo anche delle individualiste che ci porteremo dalle due prime gare del mercoledì e del giovedì, rispettivamente nel settore juniores e nel settore seniores. Una giornata veramente intensa dove avremo l'opportunità di vedere campionesse del calibro della Bice, della Douglas, della Rasma, insieme penso per la prima volta in un incontro internazionale, oltre alle ginnaste del Canada o della Stale e alle nostre ginnaste di spicco. Un'occasione sicuramente da non perdere. Da questa giornata avremo la possibilità poi di scegliere e selezionare le ginnaste che la domenica, il 29, parteciperanno alla finale per attrezzi. Quindi veramente un weekend a Jesolo di ginnastica ad altissimo livello. Vi aspettiamo.